I 5 appuntamenti che non vorresti mai avere. Ogni riferimento alla realtà è da considerarsi del tutto casuale. Appuntamento numero 1, il talebano. Io sono il caporale maggiore della Marina, Ercole torna a casa e sto cercando una moglie perché appunto sono sempre in nave, ma appunto quando sbarco voglio avere una donna con cui da fecondare per fare una famiglia. Io sono un buon partito, prima di tutto vorrei dire, perché noi della Marina guadagniamo un sacco di soldi e che dire, passiamo, so benissimo che molti di voi vorrebbero sposare un uomo della Marina perché la Marina è una cosa a cui tutte le donne dovrebbero ambire, ma parliamo delle caratteristiche che questa donna dovrebbe avere. Allora, prima di tutto deve assomigliare a mia madre, perché sì, perché la mamma è la donna perfetta. Mia madre cucina sempre, cucina solo quello che voglio io, sempre le stesse cose, sempre uguali, ed è meraviglioso. E quindi sì, prima di tutto questa donna deve essere come mia mamma. Poi parliamo, non so cosa dire, parliamo di cose specifiche. La mattina, appena sveglia, si deve lavare i denti perché la donna è piena di batteri, è piena di germi, diciamolo. E quindi, se non se lava, io che sono della marina, devo tornare dalla nave, non è che posso prendermi tutti i batteri. Se deve lavare i denti ogni mattina, 20 minuti, 20 minuti, lavarsi i denti per 20 minuti. E dopo che si è lavati i denti, se li lava bene, ci sono dei movimenti specifici da fare, non è che adesso ti lavi i denti a caso, devi lavarti i denti bene, col più interdentale, poi c'è il colluttorio, insomma è molto importante, perché non è che adesso a me mi va a baciare una che ha la bocca che sa di merda, no? Ecco, e ok, quindi poi c'è la doccia, la pelle uguale, cioè la donna fa un po' schifo, quindi bisogna lavare, 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 lavare. Poi sì, poi appunto se c'è il pranzo, quindi se cucina pasta col pomodoro fatto in casa, pasta fatta in casa, la cipolla non si soffrigge ma si bolle nell'acqua perché io ci tengo alla dieta, voglio avere un bel fisico. E poi si deve dedicare ai figli, deve crescerli, farli diventare come me. E che altro dire? Io invece sono sempre via, sono sempre sulla nave, noi uomini lì ce la passiamo alla grande, siamo sempre tra di noi, ci facciamo la doccia insieme, stiamo tra uomini, parliamo delle pistole, del bazooka, delle de macchine, ci divertiamo da morire e insomma facciamo una vita da maschi, una cosa figa, viaggiamo, prostitute, ma figurati, noi nei porti non andiamo mai a prostitute. E così, questa è la mia donna ideale, deve essere come mia madre, ecco. Quindi, care donne, io ho mandato questo messaggio via internet sperando che risponderete numerose alla mia offerta. Grazie a tutti. Secondo appuntamento, il moscio. Salve a tutti, io sono un ingegnere e ho studiato informatica e sono il classico ragazzo sfigato. Le donne, io non piaccio alle donne, non, sono rimasto vergine fino a 25 anni e anche adesso non ho successo con le donne, ma però sono molto intelligente, ho sofferto molto e sono il classico nerd. Io sto tutto il giorno davanti al computer e so tutto di matematica, di fisica, amo lo spazio, amo le
le scoperte di nuovi pianeti, di nuove stelle. Sono una persona estremamente intelligente ed interessante. La mia donna ideale deve semplicemente, deve volermi bene, io voglio solo che lei, io farò tutto, io cucinerò e pulirò, gli vorrò bene, la tratterò come la mia bambolina, sarà lì perfetta. E la mia donna ideale deve essere bella esteticamente, ma basta, io voglio fare tutto per lei, io mi dedicherò a lei. Ah, completamente, perché sono così sfigato. Le donne non mi vogliono. Scusate. C'è solo una deficiente che mi scrive tutti i cazzo di giorni. Questa qui viene all'università con me e non fa che cazzo altro che mandarmi messaggi. Io non lo so, l'altro giorno mi ha pure comprato un cazzo di regalo. Io queste donne petulanti che si attaccano come delle cozze, io proprio non le capisco. Insomma, la mia donna ideale non deve fare niente, non deve considerarmi, deve trattarmi come un pezzo di merda, perché sono un pezzo di merda. Ragazzi, vi prego, rispondetemi. Appuntamento numero 3. L'istruttore di palestra. Io sono un tipo sportivo, io lavoro in palestra, faccio l'istruttore di palestra e il mio sogno è andare a vivere in Australia e quello che mi piace della vita è surfare. Cosa dire? Io amo lo sport, mi piace correre veloce in bicicletta, corro, 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 e il sole, la natura, il sole è bellissimo. L'importante nella vita è take it easy. La mia donna ideale, ma sinceramente a me delle donne non me ne frega quasi un cazzo. Cioè, no, non è per dire, cioè, per carità, qualcuna anche ancora è simpatica. Però, se vogliamo essere obiettivi, io sono già, cioè, io la sera torno a casa, mi spoglio, cioè, adesso non so se posso mostrarvi, ma, cioè, ho un fisico pazzesco, cioè, una roba, ma... Io sono bello e sono pieno di muscoli e proprio, cioè, io vorrei proprio mandare questo messaggio agli uomini di tutto il mondo, non compratevi dei bei vestiti, tanto non serve un cazzo alle donne che piace il muscolo. E se così, vedete, cioè, voi non. La donna, sì, la mia donna ideale, ma perché no? Un'istruttrice di surf potrebbe andare, però sono sincero, io sto benissimo senza perché la sera torno a casa, mi spoglio, mi guardo allo specchio, mi guardo i muscoli. E vado a letto presto, magari mi mangio una minestrina di verdure, una cosa leggera perché io voglio mantenermi così, voglio mantenermi bello. E quindi, sì, per carità, se qua volete chiamarmi, chiamatemi, ma non ho bisogno di voi. Ciao tutti! Appuntamento numero 4. L'imprenditore, donnaiolo. Ciao a tutti. Io sono ricco. Io sì. Mi sono fatto da solo, ero povero, mio papà non mi dava neanche l'acqua, cioè mio papà mi faceva dormire nella cuccia del cane con il boxer e non mi dava niente. Io sono ricco, mi sono fatto da solo. Come ho fatto?
Sono molto intelligente. E che c'è da dire? Alle donne piace il potere. Piace. Quindi io non devo fare richieste perché le ragazzine di 20 anni mi saltano addosso. Io non lo so, quando parlo ho quel fascino, quella cosa. Come posso spiegare? Io piaccio alle donne perché. Il potere, io faccio avete capito? Che c'è da dire? Io ho 75 anni, ho una villa a Saint-Tropez, una barcavela che è affittata 325 giorni all'anno, ma quei 20 giorni che non è affittata, ho visto cose che voi non avete idea. E c'è da dire, io sono bello e mi piacciono ragazze giovani, giovani e devono essere belle, la donna principalmente deve essere bella, bella da guardare. E poi, storie serie, cioè io sempre che viaggio, capito, America, Cina, cioè non è cattiveria, belle mie, ma io, cioè, non posso garantire, poi. Insomma, sono ancora giovane, quindi ho la vita davanti e cioè, voi dovete capire che io non posso impegnarmi così con voi. E quindi sì, contattatemi se volete così, io vi darò un'esperienza fantastica. Possiamo andare, che ne so, un weekend a Dubai e vi farò assaporare l'esperienza di stare con un vero uomo che vi fa fare shopping e dopo lo shopping una cena a base di ostriche e basta. Quinto e ultimo appuntamento. L'architetto gay. Salve ragazze. Io no. Tutti pensano che sono gay, ma sono etero. Sono etero e le donne mi fanno incazzare da morire. Perché queste bastarde non hanno il gusto che ho io, ok? Perché io, cioè, non è per vantarmi, ma ho davvero gusto, ho un gusto incredibile. E come posso dimostrarvelo? Se voi andate a vedere il mio sito web, vedrete che le case, come le faccio io, non le fa nessuno. Io dico sempre ai miei clienti, voi non avete il cervello, io ho un gusto, io ho uno charme, io so anche come dovreste vestirvi, so cosa dovreste mangiare, io so esattamente quello di cui avete bisogno per avere stile, perché ultimamente la maggior parte della gente si veste di merda e ha delle case di merda e mangia di merda e io semplicemente sono una specie di guida per l'umanità e sì, perché ho stile, ho cervello, sono bravo, sono il migliore nel mio campo e la donna, la donna, non so, io, a me piace stare da solo, certo ogni tanto una scopettina, ma prevalentemente io smettetela di pensare che sono gay perché non sono gay. Io la donna mi piacerebbe una donna fantastica, tipo Tina Turner, tipo Madonna, ma quelle donne lì sono irraggiungibili. E le donne che trovi così per strada tutti i giorni sono di una noia mortale perché io sono l'architetto migliore del mondo e cioè, non so se mi spiego, però il livello che io richiedo ad una donna di classe è altissimo. Però comunque, ragazze, voi mandate il vostro curriculum e possibilmente curate l'impaginazione del curriculum perché io se no neanche lo guardo il vostro curriculum. E così, grazie comunque per avermi chiesto di intervenire in questo video. Ogni riferimento alla realtà è puramente casuale.